Alfredo Fusetti, Bianchi e Patrizia, siamo degli organizzatori di uno stage fotografico e lo stage fotografico quest'anno si basava sulla creatività. La creatività era proprio basato sul fatto di stimolare attraverso dei set fotografici chi partecipava a realizzare delle fotografie diverse da quelle solite. Noi abbiamo preparato tre set su cui interagivano delle modelle, dei modelli e delle artiste, e questo dentro nel teatro. Dopodiché noi abbiamo preparato, per stimolare questo tipo di creatività, una mostra con delle immagini le quali vogliono essere una sintesi di varie tecnologie che sono a disposizione oggi del fotografo per realizzare delle immagini diverse da quelle solite. Le prime immagini che noi andiamo a vedere sono realizzate con la tecnica dell'eye painting. L'eye painting vuol dire che i soggetti che state vedendo sono stati illuminati esclusivamente con una torcia, per cui una lampadina sulla quale si sono messe davanti dei colori oppure con dei colpi di flash. Queste sono state fatte nei deserti della Libia e in Giordania. Con la stessa tecnica Ivano Fusetti è andato all'Isola di Pasqua e, utilizzando sempre la sua pila e facendo dei tempi di posa molto lunghi, ha scattato queste fotografie. Le fotografie sono state fatte esclusivamente di notte e noi troveremo in altre foto che addirittura sembrano quasi fatte di giorno, ma mentre invece proprio per poter utilizzare l'eye painting bisogna realizzare esclusivamente di notte, perché sennò non si riesce ad illuminare i soggetti con una semplicissima pila. Allora, queste immagini sono di Bianchi Patrizia, una è stata fatta Beura, che è nel Verbano, e semplicemente ha fotografato una vecchia cucina e poi è stata stampata su tela in maniera tale da riportare proprio quel calore della vecchiaia e far diventare questa fotografia come se fosse un quadro. Esattamente la stessa tecnica è stata utilizzata dalla Patrizia a Parigi, a Montmartre. Una signora, una fioraia, è stata fotografata e poi messa su tela esattamente con la stessa tecnica di prima. Sempre Patrizia ha scattato questa fotografia a Parigi e poi a livello di post-produzione è stato inserito dentro un cielo diverso, perché lei si è trovata con un cielo molto scialbo, e a livello di post-produzione con Photoshop ha inserito dentro un cielo azzurro. Non solo, ma ha anche cercato di rendere i colori un pochino più saturi, esattamente come ho fatto io, Alfredo, nella fotografia che riproduce la piramide che esiste a Parigi. Questa piramide molto moderna è stata elaborata a livello di cielo e a livello di contrasto. Mentre invece le altre due fotografie sono delle, diciamo, strutture architettoniche che poi vengono elaborate sempre attraverso Photoshop, fatte da Luisa Casartelli, dove una ha immedesimato un incendio dentro in un palazzo e l'altra invece ha realizzato una tecnica della, diciamo, attraverso un filtro HDR, una tecnica particolare che eleva i contrasti e rende molto saturi i colori. Queste due fotografie sono due fotografie riprese praticamente così come i soggetti sono. Nella prima fotografia io ho mosso la macchina in senso rotatorio, realizzando proprio questo movimento di questa corda. Nella seconda fotografia invece io ho fotografato semplicemente una palla rossa con una corda verde, l'ho resa molto grafica, e la prima foto è stata fatta a Fiumicino e la seconda in Irlanda.
Benissimo. Giovanni Signora scatta le fotografie e Angelo Paoli le elabora. Sono immagini e graffiti che sono stati riprodotti a Consonno, dove esiste una struttura fatiscente, e attraverso una tecnica di sovrapposizione delle immagini hanno realizzato, diciamo, una fotografia che vuole essere qualche cosa di molto forte, no? Per cui vuole suscitare delle emozioni più o meno positive, però mi sembrano proprio che siano delle foto abbastanza inquietanti, e questo era il loro scopo, e penso che abbiano raggiunto questo tipo di situazione. Non solo, ma l'hanno anche stampata su tela per forse rendere questa cosa come se fosse un quadro perenne. Io ringrazio chi ha dedicato del tempo a noi, ringrazio gli autori che ci hanno permesso di presentare questo tipo di mostra, e soprattutto che è una mostra che ci permette, insieme allo Stesa, di insegnare a tante altre persone come fare fotografie in maniera diversa, che è, a mio modo di vedere, un modo per continuare nel discorso fotografico. Grazie e arrivederci.